confronti. Ormai siamo alla fine. Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, buongiorno. Buonasera a voi. No, buongiorno, buongiorno, scusi. Luigi, che De Magistris, sono le 2:20 del pomeriggio. Stiamo andando, ma stiamo andando verso la sera, quindi vi auguro buonasera. Hai pranzato, Luigi? Allora, buonanotte. Noi non pranziamo in noi genere. Noi chi? Cosa parli? Come Divino Hotel? Ma, noi... ma non mangia a pranzo, signor De Magistris? In genere no, a pranzo prendo una spremuta d'arancia. Mangi la sera, cena e basta? Esatto, è proprio... La sera molto tardi, sì. Ah, ottimo. E nonostante questo sei ancora un figurino incredibile. Quante preoccupazioni devi avere? Lo so. Le preoccupazioni sono tante, il lavoro è parecchio, però non ci lamentiamo mai. Senta, signor De Magistris, sei diventato amico di Renzi. Vi siete incontrati, il patto per Napoli, finalmente... Amico, assolutamente no. Abbiamo messo in campo un dialogo istituzionale che io chiedevo da tanto tempo e che finalmente ci è stato, tra virgolette, concesso quello che chiedevamo da tempo. In 15 giorni abbiamo chiuso un accordo strategico per la città di Napoli. È un accordo istituzionale, non è nessuna amicizia politica. Vi siete stretti la mano, sì. Eh beh, quello mi sembra ovvio, tra istituzioni, tra persone, si deve, ed è importante che le istituzioni si stringano la mano. Ma stretta forte oppure un po' così? Tipo mano tipo muggine, sai quando è la mano tipo cadavere? Stretta di mano normale. Normale. Ma è vero, signor De Magistris, che poi lei è corso subito in bagno a lavarsela? No. Ha usato la mucchina? Questo non è vero, assolutamente. Ci ha pensato un attimo. Però Matteo è arrivato in ritardo e questa cosa ti ha fatto un po' girare i santissimi. No, io non ci credo quando si dice, appunto, pace, guerra. Se uno stringe la mano perché il sindaco e il presidente del consiglio si stringono la mano, non è perché c'è una vicinanza politica, o se si stringe un accordo tra istituzioni vuol dire c'è un avvicinamento politico. Con Renzi c'è una distanza politica che io reputo in questo momento incolmabile. Senta, lei ha dato del traditore sia a Renzi che a Higuain. A Renzi per la vicenda di Bagnoli e a Higuain per il trasferimento alla Juventus. Questo ci sta. Ma chi ti ha fatto più male? Ma sono cose differenti. Da sindaco devo dire che la vicenda di Bagnoli è gravissima, perché da un punto di vista istituzionale quel commissariamento l'abbiamo vissuto come un esproprio della democrazia cittadina. Higuain perché il popolo di Napoli, i tifosi, avevano stretto un legame con Gonzalo Higuain eccezionale, ma c'è andato a perdere lui, perché quando rompi il legame d'affetto con Napoli ci vai a perdere tu. Sì, però la domanda è, lei è un politico, deve saper fare delle scelte. Cioè, più traditore, cioè peggio Renzi o peggio Higuain? Peggio Higuain. Ma secondo te Higuain peggio di Renzi? Ma perché il calcio viene più importante di un presidente del consiglio in questo caso. Porco cazzo. Ma secondo te Higuain adesso non potrà più farsi una passeggiata nella splendida Napoli col disincanto? Beh, penso proprio di no. Penso, per quanto Napoli è accogliente, l'abbiamo dimostrato in questi giorni, a differenza di Goro e Gorino, penso che Higuain in questo caso non avrebbe un'accoglienza particolarmente entusiastica. Cioè, peggio di quella che avete dato a Renzi l'altra volta? Ma insomma, Renzi vedo che dove va per la verità, un accordo deve girare con il metal detector appresso ed è circondato da 1000 uomini. Anche Higuain se viene a Napoli, però, scusi. Penso anch'io. Sarebbe una bella gara. Organizzate un caffè tra loro due. Esatto. Adesso possiamo fare per ottimizzare il numero di risorse forze e lordi, facciamo incontrare insieme, si stringono la mano e si abbracciano, così è perfetto. Certo, bisogna fare una zona rossa, sì. Senta, ma va a Torino della Juventus-Napoli domani? No, non vado. E poi c'è questo fatto che i tifosi non possono andare, io sono un tifoso, non ci andrei comunque. E dove la vede? Dove la vede? In televisione? Sì, no, ma con chi? Cioè, nel senso... Questo non lo so, vediamo un po' domani come si mette la giornata. Non c'è un rito, no. Se pronostico, siete magisti domani no, sera? No, io non ne faccio pronostici, non l'ho mai fatti. La scaramanzia napoletana, non l'ho mai fatto, mai. Non posso tradire questa mia, diciamo, abitudine. Se, ci dica un'ultima cosa, ma è più forte la Juve o è più forte Renzi? Più forte la Juve di Renzi, dice? Cioè la Juve vince in questo momento, sì, secondo me. Però li vedo, insomma, non imbattibili tutti e due. Chi è la più Juve battibile? Può essere rincorsa e recuperata in campionato, e Renzi può essere battuto sul referendum, diciamo. Senta, signor De Magistris, a proposito di pace e amicizia, in studio con noi oggi c'è Guido Bertolaso. Voi vi siete scambiati delle belle parole negli anni, volete dirvi una parola di pace, così, giusto, signor De Magistris? Napoli, città di pace, l'abbiamo messo anche nello statuto del comune. Signor quindi... Bertolaso, vuole dire una parola di pace a De Magistris? Il sindaco di una delle città più belle del mondo. Beh, che bello, guardi, De Magistris, chiuderei così prima che succeda. Che armonia. Su Napoli, città più bella del mondo. Grazie, arrivederci, signor De Magistris, saluti. Arrivederci.